bravo l'ingegner Trento, ma non è che predica bene e sotto sotto non metti in pratica quello che dice? Oggi ti porto dietro le quinte, e cioè a casa mia, una casa completamente elettrica, dove non esiste il contatore del gas. Quindi oggi ti mostrerò l'impianto che ho fatto, le bollette elettriche che pago d'inverno e l'unico contatore che mi hanno installato. Sì, perché non voglio pagare due bollette. E se stai costruendo o ristrutturando casa, penso che troverai qualche idea interessante. Bene, allora clicca sul tasto iscriviti e partiamo. Naturalmente non sono qui per insegnare niente a nessuno, ma ti porto semplicemente la mia esperienza, lavorando tutti i giorni in un solo e specifico settore, quello delle pompe di calore. E ne vedo di cotte e di crude tutti i giorni. Ma ora faccio un passo indietro. Anch'io 10 anni fa mi facevo influenzare da progettisti e installatori che dicevano: se non potrei mai avere una casa senza gas. E da lì è iniziata la mia ricerca per vivere senza bollette del gas. Ma ora torniamo alla casa. Questa casa è stata ultimata nel 2017, non è una casa passiva, ma ha un buon isolamento. Nel progetto iniziale era previsto una caldaia a metano e un solare termico, ma in accordo con il costruttore abbiamo rivoltato il progetto e ovviamente abbiamo tolto tutto per mettere una pompa di calore che facesse acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento. Ma ora vieni dentro con me e che ti mostro la casa. Quella dietro di me è la mia famiglia ed è l'unico vero motivo su cui tutti noi dovremmo basarci per fare le scelte giuste. Il pavimento l'ho fatto realizzare tutto in legno, ovunque, anche in bagno, perché voglio fare crescere mio figlio in un ambiente confortevole e dove possa giocare per terra. E anche perché adoro camminare a piedi nudi sia d'inverno che d'estate, avendo così il contatto vivo con la natura. Sotto il legno c'è il massetto e l'impianto a pavimento. Naturalmente il legno fa da isolante e quindi sono costretto a mantenere una temperatura nell'impianto a pavimento leggermente più alta rispetto ad avere un pavimento in gres. Quindi anziché i 30-32 gradi, il mio impianto lavora a 38, 40, 42, dipende anche dalla temperatura esterna. D'accordo, mi dirai, ma non è che così la pompa di calore lavorando a più alta temperatura consuma di più? Sì, qualcosa in più consumerà, certo, ma nella vita bisogna fare delle scelte. E per me il comfort e vivere bene non hanno prezzo. Il raffrescamento invece l'ho fatto con delle batterie idroniche, cioè delle batterie canalizzate che buttano aria fresca nelle varie stanze. Sono delle batterie dove dentro ci gira acqua fredda e non gas refrigerante. L'acqua fredda naturalmente viene prodotta dalla pompa di calore. La temperatura dentro casa viene gestita con un'applicazione da remoto e attraverso una piattaforma oppure con uno smartphone, quindi con una speciale applicazione. Ma ora ti porto a vedere la centrale termica. Eccoci allora in centrale termica, dove come vedi non ho né caldaia né canna fumaria. Così in giardino dove mio figlio gioca non arrivano i fumi di scarico e non devo ogni volta pulire la caldaia e la canna fumaria. Ho due accumuli, uno per acqua tecnica, dove viene stoccata l'acqua calda d'inverno e l'acqua fredda d'estate. In gergo tecnico viene chiamato puffer, mentre questo è il bollitore per l'acqua calda sanitaria, quindi l'acqua per le docce, lavandini e quant'altro. In questo momento la pompa di calore è accesa per fare raffrescamento, deve raggiungere la temperatura di 11 gradi e attualmente si trova a 13,5. Questa è la temperatura dell'acqua tecnica, quindi quella che va nelle batterie idroniche. Mentre il boiler, quindi l'accumulo di acqua calda sanitaria, è a 45,6 gradi. Ti mostro allora anche i consumi della casa. In questo istante il fotovoltaico sta producendo 3,38 kW. Di questi 3,38, 2,09 vengono consumati dalla casa, quindi dalla pompa di calore e da altri consumi casalinghi, mentre 1,3 kW vengono ceduti alla rete Enel. Nella sala termica ho fatto mettere anche l'inverter fotovoltaico e adesso ti porto sul tetto per mostrarti il mio impianto. E questo invece è l'impianto fotovoltaico da poco meno 5 kW che mi permette di produrre tutta l'energia elettrica per la lavatrice, per la lavastoviglie, per tagliare anche l'erba gratis, per fare i pranzi con il piano induzione, quindi per utilizzare il piano induzione gratis a mezzogiorno, non per la cena ovviamente perché il fotovoltaico produce gran poco di sera, e per raffrescare casa gratis
gratuitamente tutta l'estate, produrre l'acqua calda sanitaria gratis d'estate e dare una mano invece d'inverno per riscaldare casa, perché naturalmente d'inverno, nei periodi più freddi, il fotovoltaico non riesce a coprire tutto il fabbisogno della pompa di calore. Ora invece torniamo giù. Questo con orgoglio posso dire che è l'unico contatore che mi hanno installato. E ora ti mostro le bollette. Questi sono i consumi reali letti nel contatore e che vengono poi comunicati al distributore. Sono i consumi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio 2018. Considera che quest'anno l'inverno è stato molto più lungo perché anche nei mesi di febbraio e marzo le temperature sono state piuttosto basse. Se quindi faccio la somma dei kilowattora realmente consumati per 0,22, che è la tariffa dell'energia elettrica che pago, ottengo 'Spero che questo video ti sia piaciuto. Allora, se è stato così, clicca sul tasto iscriviti e alla prossima!